Può esistere una creatura preistorica sopravvissuta per milioni di anni in qualche località remota del nostro pianeta? È quello che sostiene chi pensa che in Scozia, nel lago di Ness, esista una misteriosa specie animale di questo tipo. Oggi Strane Storie vi porterà in Scozia, alla ricerca dell'elusivo mostro di Loch Ness. Spero. Ah, dov'è il mostro? Dove si nasconde? Ma non me ne libererò mai! Ben ritrovati, sono Massimo Polidoro e da anni mi occupo di indagare fatti misteriosi e insoliti. Come ogni venerdì, la nostra macchina spazio-temporale ci ha portati in un luogo misterioso, dove cercheremo di trovare una spiegazione all'enigma che ci interessa. Vi siete già iscritti al mio canale? Avete selezionato la campanellina per sapere subito quando arriva un nuovo episodio? Bene, se lo avete fatto, io ho mandato quel seccatore a cercare il mostro là dove il lago è più profondo e noi possiamo sicuramente iniziare ad affrontare uno dei misteri che mi sono più cari, quello del mostro di Loch Ness. Si parla per la prima volta di questa creatura nel 1933, quando una coppia, i coniugi McKay, proprietari di un albergo presso il lago a Drumnadrochit, dice di aver visto un enorme animale procedere con moto ondulatorio per poi immergersi nel lago. Quello stesso anno un esperto di caccia grossa perlustra la zona e ritrova un'impronta gigante. Gli studiosi del British Museum di Londra però lo sconfessano dopo aver accertato che le tracce sono state realizzate con uno zoccolo disseccato di ippopotamo. L'esperto viene deriso dalla stampa e molti cominciano ad assumere un atteggiamento più cauto nei confronti della vicenda. L'interesse per il mostro però torna a crescere l'anno dopo, quando compare la prima fotografia in cui si distinguono chiaramente la testa e il collo di una strana creatura che affiora dall'acqua. La scattata Robert Kenneth Wilson, un medico che passava di là, e gli esperti dicono che non è stata ritoccata. Loch Ness comincia così a popolarsi di curiosi con macchina fotografica e binocolo, tutti speranzosi di intravedere il mostro. Ogni tanto salta fuori qualche fotografia, sempre molto sfocata e confusa. Esiste anche qualche filmato dove sembra di intravedere il mostro e in uno in particolare sembra che il passaggio della creatura abbia provocato un incidente. È un filmato del 1952 dove si vede John Cobb, campione di motoscafo, impegnato in una gara nel lago per battere il record del mondo di velocità. Ma la sua barca all'improvviso si disintegra e lui viene ucciso quando urta un tratto d'acqua disturbato. Secondo alcuni il rumore del motoscafo avrebbe infastidito il mostro che fuggendo avrebbe provocato l'incidente. Negli anni 70 si organizzano perlustrazioni sottomarine che producono nuove fotografie, sempre un po' confuse e sfocate. L'Academy of Applied Science, servendosi di uno stroboscopio subacqueo e di un sonar, ottiene immagini di qualcosa di grande e compatto. In una fotografia sembra addirittura di vedere qualcosa che ricorda una grande pinna. In un'altra foto si nota quella che sembra una testa coperta da alcune protuberanze. Dopo un esame attento delle foto, però, gli studiosi concludono che potrebbero essere più semplicemente bolle di gas e la testa del mostro un cavallo morto o un tronco d'albero. Tra picchi e cali di interesse la ricerca nel lago continua finché nel 1987 si decide di organizzare un'imponente spedizione nota come Operazione Deep Scan. Due dozzine di barche equipaggiate di sonar, l'una di fianco all'altra, per tutta la larghezza del lago, setacciano l'intero specchio lacustre metro dopo metro. Le misurazioni durano 3 giorni, ma solo in un'occasione si registra il movimento di qualcosa a grande profondità. Tuttavia non è possibile accertarne la natura. E oggi, dopo che milioni di persone hanno sentito parlare del mostro di Loch Ness, più di 4.000 ritengono di averlo visto e un centinaio gli ha dato la caccia, il mistero rimane. Dunque possiamo dire che a Loch Ness si nasconde davvero una creatura preistorica rimasta intrappolata chissà come nel lago, magari in seguito allo scioglimento dei ghiacci? Vediamo di scoprire insieme come stanno veramente le cose.
Innanzitutto, che animale dovrebbe essere quello che si nasconde nel lago? Le ipotesi sulla natura del mostro sono probabilmente tante quanti sono i presunti testimoni. Si va dal tritone gigante al plesiosauro, un dinosauro estinto 70 milioni di anni fa. Altri invece sono convinti che si tratti di una salamandra sproporzionata, oppure di una foca gigante, o ancora di un'anguilla mastodontica, o addirittura di un verme colossale. Non può però trattarsi di un mammifero, perché questo tipo di animali è particolarmente attivo e si sarebbe dunque vista più spesso la creatura nel lago e di conseguenza sarebbe ormai stata identificata. I mammiferi inoltre devono risalire in superficie per respirare, mentre gli avvistamenti in superficie sono pochissimi. L'ipotesi di gran lunga più famosa però è senza dubbio quella del plesiosauro, un dinosauro marino che si nutriva di pesci. Il problema però si pone subito quando si considera che non esistono resti di plesiosauri più recenti di quelli risalenti all'era mesozoica, vale a dire 70 milioni di anni fa. Accantoniamo per un momento tutte le considerazioni relative al fatto che un essere di grandi dimensioni probabilmente non sopravviverebbe nelle acque gelide del lago. Supponiamo dunque che un dinosauro di questo tipo sia rimasto intrappolato a Loch Ness quando, dopo l'ultima glaciazione, il livello delle terre cominciò a salire, separando le acque del lago dal mare. Potrebbe essere uno scenario realistico? D'altra parte, non moltissimi anni fa furono rinvenuti al largo delle coste del Madagascar dei celacanti, cioè dei pesci che si supponeva fossero estinti proprio da 70 milioni di anni. È evidente che un plesiosauro, per poter essere giunto fino a noi vivo e vegeto, non potrebbe aver compiuto il suo viaggio da solo. Devono come minimo essercene stati due all'inizio, poi i figli di questi devono essersi riprodotti fino ad arrivare all'attuale mostro o mostri, se ce ne sono di più, a Loch Ness. Qui però sorge un altro problema. Se questa teoria fosse vera, il fondo del lago dovrebbe essere ricoperto da centinaia di scheletri di dinosauri, mentre tutti gli esami condotti hanno mostrato che il fondo del lago è piatto e che non ci sono caverne in cui i plesiosauri avrebbero potuto nascondersi o creare un cimitero. Il problema però è che nessuno scienziato degno di questo nome si permetterebbe di negare a priori la sopravvivenza di una determinata specie esclusivamente sulla base di pregiudizi. Soprattutto perché animali contemporanei dei dinosauri, come i coccodrilli, le tartarughe o gli squali, esistono ancora oggi. Ciò che ha immediatamente convinto gli scienziati che il celacanto era sopravvissuto per 70 milioni di anni è stato il fatto che dopo il primo esemplare decomposto rinvenuto nel 1938, un secondo esemplare vivo fu catturato pochi anni dopo, nel 1952, e altri se ne sono trovati ancora. E in quel caso il mistero fu risolto. Il breve tempo trascorso tra l'osservazione di un celacanto e la successiva cattura di più esemplari è in forte contrasto con la lunga saga del mostro di Loch Ness, in cui un'ipotetica specie di animale gigante ha eluso anche una cattura di tipo fotografico in un'area relativamente piccola d'acqua. E allora come si spiegano tutte le foto e filmati raccolti nel corso degli anni? Spesso queste fotografie mostrano in realtà lontre, cervi, tronchi che galleggiano, rocce che affiorano e così via. Io stesso, quando sono stato a Loch Ness, la prima volta intendo, ho potuto scattare diverse immagini di rocce affioranti dall'acqua che possono ricordare le gobbe di un mostro marino. Qualche volta qualcuno può anche aver visto uno storione, cioè un pesce che può raggiungere i 6 metri di lunghezza e vivere fino a 100 anni. Per quanto riguarda l'incidente del motoscafo, è assolutamente vero che la barca di Cobb si disintegrò dopo aver urtato un'onda, ma questa, come è stato accertato dall'inchiesta, fu provocata da una delle barche pilota che lo precedevano e non dal mostro in fuga. Alla velocità a cui viaggiava, l'urto del motoscafo con una piccola onda ebbe un esito catastrofico. E la fotografia del medico? Nel 1993, 60 anni dopo che la celebre foto di Robert Kenneth Wilson era stata scattata, qualcuno si è fatto avanti per raccontare la verità. Si tratta di Christian Sperling, figliastro di quell'esperto di caccia grossa che aveva rinvenuto le impronte di ippopotamo falsificate. Ebbene, poco prima di morire, Sperling ha rivelato al Sunday Telegraph che quella foto, scattata non a caso il 1 aprile 1934, proprio come alcune celebri foto di alieni, vi ricordate, ne abbiamo parlato in un altro episodio,
era proprio una beffa. Il cacciatore, deriso dai giornali dopo che le impronte da lui trovate e contraffatte erano state sconfessate dal British Museum, aveva deciso di vendicarsi dando in pasto all'opinione pubblica e alla stampa il mostro vero e proprio. Acquistato il materiale necessario, aveva incaricato il figlio di modellare la creatura, una costruzione di plastica appoggiata su una base galleggiante costituita da un sottomarino giocattolo. È chiaro che per chi vuole credere che nel lago si nasconda effettivamente un mostro preistorico, tutte queste considerazioni non hanno alcuna importanza. Del resto, come diceva Sherlock Holmes, omne ignotum pro magnifico, che significa che tutto ciò che è sconosciuto sembra stupendo. E dunque, anche se esistesse davvero, il mostro di Loch Ness fa benissimo a starsene nascosto. In questo modo può stare sicuro che il mondo continuerà a parlare di lui e ci sarà sempre qualcuno che lo vedrà, anche se non c'è. Fermi! Una bella fotografia al mostro! Io sono Massimo Polidoro, vi invito a iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento venerdì prossimo alle 13:30 con un nuovo elusivo episodio di Strane Storie. Ah, sono tornato! Eccomi qui! Eccomi. Senza mostro, vedo. No, ce l'ho, è qua. L'avevo lasciato qua. Ma sei qua. Proprio imbarazzante. Sì. Sì. Ce l'abbiamo fatta, mi sono liberato anche di quel seccatore. Cliccate qui sotto dove dice mostra altro, troverete i link ai libri, video e siti anche per approfondire. Lasciatemi un commento, segnalatemi altri misteri che vi incuriosiscono e cercherò di accontentarvi nei prossimi episodi. Ci rivediamo venerdì prossimo. Ah, povero Nessie, è rimasto là da solo, solo soletto. Ti va una birretta? Ma te ne vuoi andare? Analcolico? Sparisci! Capisco quando non sono desiderato. Meno male. Partiti da Shanghai?